Buonasera a tutti, un saluto innanzitutto a tutti i telespettatori di Cilento Channel, un saluto a tutte le persone che sono venute qui al New Blue Angel in località Trentova ad Agropoli in occasione del Next Opening Officina del Panino. Facciamo un bel applauso per chiedo alle persone che sono qui in sala. Innanzitutto buonasera, innanzitutto un applauso va a colui che è il titolare di questo fantastico locale, il signor Antonio Volpe, che invito a raggiungermi qui vicino. Antonio, un applauso, accogliamoli. Vieni qua Antonio, facciamoci un pochino un po' più qua, ci mettiamo un po' di telecamera. Allora, Antonio, buonasera innanzitutto, finalmente ci siamo, è iniziata questa sera, inizia una nuova avventura per il suo locale. Sì, salve, buonasera a tutti. Sì, con questa sera andiamo ad aprire un altro ramo del Blue Angel, che si va a chiudere questo cerchio che sono con il ramo Paninoteca. Questi panini sono dei panini gourmet fatti rigorosamente con prodotti del territorio cilentano, che ci teniamo tanto io con lo chef Franco Marino diciamo a portare avanti, ad iniziare questa nuova avventura. Quindi il New Blue Angel, ricordiamo, da quanti anni è che è in attività questo locale? Sono sei anni. Sei anni. È iniziato inizialmente come bar, giusto? Bar, cocktaileria, poi abbiamo ampliato con gelateria, pizzeria e ora apriamo questo, la paninoteca. Emozionato. Facciamo un applauso a Antonio, perché è emozionato. Anche l'altro giorno nella nostra anteprima, il Cilento Focus, Antonio è di poche parole, perché Antonio va direttamente ai fatti, vero Antonio? Sì, ci proviamo. E voglio ricordare innanzitutto che Antonio è un bravissimo mastro gelataio, perché ha partecipato a tantissime gare anche a livello nazionale. Sì, questo, diciamo, è il mio ramo che lo curo direttamente io, i gelati, benissimo. Allora Antonio, ci vediamo fra poco, intanto introduco l'ospite della serata. Sì. Benissimo, lo dico, faccio un po' di cronistoria. Allora, un applauso ancora ad Antonio. Ad Antonio, siamo qui. Benissimo, questa sera ad inaugurare questa officina del panino è qui con noi uno chef, un grande chef, Franco Marino. Vi racconto un po' in breve la storia di Franco. Franco ultimamente sta partecipando alla prova del cuoco, quindi è direttamente qui con noi dalla prova del cuoco Franco Marino, il quale sin da piccolo ha iniziato a nutrire la sua passione, la passione per la cucina, seguendo un po' anche l'invito da parte di suo padre e di sua nonna. Ha avuto tante e tiene ancora tante collaborazioni anche in tutto il territorio nazionale, in tutta Europa. E, in primis, mi correggerà Franco se sbaglio, anche a Budapest, mi sembra, giusto? Dove ha collaborato con un noto personaggio dello spettacolo, il quale ha investito e ha aperto una sua, appunto, attività, semmai ci racconta lui. E lo invito a venire qui con me. Un applauso direttamente dalla prova. Allora, Franco, buonasera. Allora, grazie a tutti. Ci siamo finalmente a questa apertura, a questa inaugurazione. Finalmente, si sente bene? Ecco, okay. Perfetto. Ancora la lampada abbronzante. Sì, anche la lampada abbronzante. Siamo, allora, Franco, stavo dicendo, tu hai nutrito la passione sin da piccolo. Sì, da piccolo, diciamo, come... Da qui al sud, no? Si vive di queste cose, quindi voglio dire, io poi ho avuto questa passione appunto da piccolo, quindi non mi è mancato nulla, perché il cibo buono ce l'abbiamo, la passione ce l'abbiamo, siamo di buona forchetta, quindi voglio dire, dovevamo solo proseguire poi dopo per far sì che questa passione diventasse anche un lavoro. E quindi oggi faccio di questa passione un lavoro, che è una cosa molto molto bella. Benissimo, diciamo innanzitutto che l'amicizia con Antonio, perché siete amici sin dai tempi della scuola. Sì, cioè Antonio ci siamo conosciuti, il primo alberghiere, Antonio. Prima, Antonio era una persona, come anche adesso, molto timida. Io non avrei scommesso un euro a dire Antonio ha un'attività, tutte queste cose. Infatti un applauso ad Antonio, perché è giovane. Lo facciamo un applauso.
Quindi a parte l'amicizia, cioè il rispetto tra le persone, quando mi ha proposto questa cosa ho accettato subito, perché quando si tratta di fare qualcosa per la propria terra io sono sempre il primo. E porto sempre il Cilento, Agropoli, Pesto, ma in giro con me per il mondo. Quindi... Infatti, come avete potuto ben vedere, sia voi persone che siete qui, ma anche le persone che sono a casa, lo potete seguire su un noto programma, appunto La Prova del Cuoco, che va in onda su una rete nazionale Rai 1 con la bravissima Elisa Isoardi, giusto? E aggiungerei anche bellissima Isoardi. Bellissima, benissimo. Poi, a prescindere da questa tua partecipazione a questo programma e anche altri programmi, raccontaci un po', tu una volta diciamo terminata la scuola, qual è stata la tua escalation professionale? Innanzitutto ho lavorato nei posti qui, no, durante il periodo scolastico, soprattutto i periodi estivi, dove si fa questo lavoro, no? Si fa abbastanza bene perché c'è molto più lavoro appunto nei periodi estivi. Poi sono subito andato via per lavoro tra l'estero, Francia, Germania, Inghilterra e via dicendo. Poi un po' in vari posti in Italia, 7 anni a Roma, 1 anno a Milano, a Bologna, adesso in Franciacorta, varie consulenze un po' dappertutto, quindi voglio dire... devi avere proprio quella tenacia, quella forza e quella grinta di andare sempre avanti e cercare sempre al primo obiettivo raggiunto, pensarne subito un altro e raggiungerlo. Solo così puoi avere, secondo me, quella grinta per andare sempre avanti. Poi gli obiettivi si raggiungono, le soddisfazioni arrivano pian pianino, voglio dire, basta crederci. Sì, benissimo. In ultimo, l'abbiamo anticipato già nel Focus, Franco ha pubblicato un suo primo libro. La pubblicazione ufficiale, cioè la prima presentazione, che lo potete vedere appunto sul bancone alla nostra destra, è stata il 5 novembre alla Feltrinelli, giustamente di Salerno. Noi abbiamo fatto anche noi, l'abbiamo seguito, quindi... Adesso ci saranno altre presentazioni tra Napoli, Palermo, Milano e Roma. Benissimo, intanto eccolo. Certo. Chi lo volesse acquistare stasera possiamo anche lasciare una dedica, perché sto qui, perché molte volte mi chiedono il libro con la dedica, però essendo comunque che non ce l'ho io fisicamente, lo acquistano e quindi viene un po' più complicato lasciare qualche rigo di buon augurio più che altro. Perfetto, perché è un libro che raccoglie diverse specialità, diciamo. Sì. Tre tipologie, mi sembra, di ricette. Sì, tre tipologie di cucina. C'è la cucina gourmet, che per quanto riguarda i miei colleghi, no? Chi è appassionato di cucina da ristorazione. Poi c'è la cucina tradizionale e anche per chi segue la dieta vegana, come ho fatto anche sul menù dei panini, c'è un panino che è dedicato a chi segue una dieta vegana, perché oggi c'è anche questa moda, tra virgolette, e quindi cerchiamo di accontentare un po' tutti. Benissimo. Allora adesso iniziamo questa serata, la presentazione... diciamo anche dei panini, perché si parla di panini, vero Antonio? Tutte specialità nostrane, quindi lascio il campo a voi. Allora, innanzitutto partiamo, come è nato questo progetto, per far sì che il prodotto, il panino, ci ricordi l'infanzia. Quindi il mio menù di questi panini è proprio praticamente un ricordo del passato, della mia infanzia. Quindi troviamo un panino con la frittata di patate e cipolle, troviamo un panino con la polpetta al sugo e il basilico, un panino con la parmigiana, che è il mio preferito, e sì, soprattutto se la parmigiana è fatta qualche giorno prima, messa nel panino, ancora meglio. E poi abbiamo qualche prodotto comunque di un po' per col pesce anche, quindi il polpo fritto con i carciofi e la mozzarella di bufala, e quello integrale invece con, aiutami, com'era integrale? Allora, integrale, dopo li rendiamo tutti, sì. L'integrale, infatti qui c'è... Sì. C'è il marinaro, che ho voluto giocare, sì, un po' col mio cognome, che è quello col polpo, quindi marinaro. Vabbè, li raccontiamo man mano. Sì, diciamo... adesso faremo due dimostrazioni, sì, di due panini, però nel frattempo possiamo già iniziare a degustare, perché altrimenti poi il panino perde di consistenza. Carissimi, per le persone che sono qua, ovviamente non passate davanti alle telecamere, da dietro potete già... No, se passano davanti, salutate. Almeno potete già degustare i panini. Allora andiamo ai posti di partenza. Sì, per... sì, io direi di far assaggiare qualcosa e tra 5-10 minuti partiamo con la prima dimostrazione di un panino. Perfetto, allora invitiamo i vari le persone che sono qui a assaggiare già le specialità. Dopodiché partiamo direttamente poi con la... Volevo presentare una persona che sta qui con me. Vieni. Perfetto, assolutamente sì, io
pensavo che la presentavamo dopo. Sì, sì, sì. Allora, la presenti tu, un applauso. Innanzitutto, buonasera. Buonasera. Allora, Franco, sì, a te l'onore. L'onore. Lei è una persona a me molto cara che ha fatto chilometri per stare qui oggi e per darmi una mano. Quindi, oltre ad essere una grande professionista nel mondo della pasticceria, vi invito a seguirla, si chiama Rita Busalacchi. Oltre ad essere una grande appunto professionista, è una grande persona che stimo molto e che voglio molto molto bene. Mi sto sporcando le mani in cucina oggi, quindi cioè... cioè per una pasticcera stare in cucina è Il lato oscuro della forza. Cioè, è vero, quindi... Certo, cioè io oggi mi sto sporcando con insalato, che non si può fare, cioè bianco e zucchero fino a prova contraria. Vabbè, giustamente. Però dice sempre passa dall'altro lato perché sa chi esatto, c'ha di fronte. Capito? Esatto, però lui è bravo in pasticceria almeno. Bravo anche lui. Molto bravo, molto bravo. Allora, raccontaci un po' di te, innanzitutto ha detto siciliana di dove? Di Palermo, anzi Palemmo come direbbero i palermitani. Palemmo. Benissimo. Come è nata questa passione tua di appunto dedicarti al mondo della pasticceria e poi di alta pasticceria? Beh, ce l'ho nel sangue perché mia nonna era una grandissima cuoca, anche grandissima pasticcera, non di professione ma di passione. E poi è stato 15 anni fa, ho letto un mio primo grande libro di pasticceria e mi sono innamorata di questo mondo. Ho finito una laurea perché sono laureata in chimica farmaceutica, ho cambiato il mio lavoro e sono diventata una pasticcera. Pasticcera, carissimi signori, lei spazia in tutta la nazione e anche in tutta Europa. Sì, 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 anche in Russia. Anche in Russia. Però sì. Al freddo e al gelo, confermo che c'è freddo in Russia comunque, confermo. Benissimo, io la domanda prima gliel'ho fatta dietro le quinte prima di iniziare, oltre all'alta pasticceria, la pasticceria siciliana ci dedichi diciamo un po' del tuo tempo o ti occupi di altro tipo? Mi occupo più che altro di un altro tipo di pasticceria, ma la tradizione va sempre mantenuta. In quanto tradizione siciliana dobbiamo sempre tenere stretti a noi, come in questo caso come sta facendo Franco oggi, tutto quello che appartiene al nostro territorio, questo è normale, per poi evolverci anche in altro, però la tradizione non va mai dimenticata, mai. Benissimo, allora adesso faremo una dimostrazione. Sì, la dimostrazione. Solitamente sì. Lei ha le assistenti, oggi farà da assistente. Quindi. Ah, sì, ma io ora infilerò qualche nocciola, cioè tiravo un po' di zucchero, un po' di cioccolato, perché sennò. Benissimo, allora non ci resta che assaggiare i panini e poi. Assaggiarlo, carissimi signori, per chi è qui, chi ha la fortuna che è venuto, potete assaggiare per chi è a casa. Mi resta solo che guardare e venire qui al New Blue Angel. E poi volevo dire, mi raccomando, venerdì. Sì. Alle ore 13 Rai 1 ci sono io. Venerdì. Il tifo serve. Venerdì. Facciamo un applauso a Franco, dai. Su Rai 1 venerdì questo, giusto? Sì, sì, sì. È perfetto. Quindi in media una volta a settimana Franco sei lì presente lì. Dipende, non ci sono, diciamo, delle scalette fisse, dipende quando c'è disponibilità, ti chiamano. L'importante è partecipare perché è una bella cosa, è molto adrenalinica e io cerco sempre di rappresentare al meglio me stesso e di far capire alle persone la semplicità della cucina, che è la cosa più difficile poi tra l'altro. Allora, Franco è abituato, Antonio, Franco è abituato oramai alla diretta. Perché guarda, cioè io anche collaboro con Cilento Gianni e mi occupo anche di questa zona, ma soprattutto della zona di Vallo della Lucania, Sapri e Cilento Interno. Per me è un'emozione essere qui stasera con l'amico Antonio, con l'amico Franco, con tutte le persone che sono qui, e sono anche un po' emozionato perché la diretta è diretta, quindi scusateci, vi chiedo scusa io se commetto qualche errore perché sono anche un po' emozionato. Va bene, allora cosa facciamo? Facciamo assaggiare, nel frattempo arrivano anche altre tipologie di panini che stanno per uscire e noi partiamo, ci organizziamo per fare una demo, una dimostrazione di un panino dove tu ci assisterai col microfono per... Sì, giustamente. Poi invito, scusa se ti interrompo, tutte le persone che vogliono fare qualche domanda sul panino, su qualsiasi cosa di cucina e anche di pasticceria stasera, quindi siamo al completo, potete farlo tranquillamente, voglio dire. Senza sì, infatti ci sono già delle signore, prima ho detto lì, verranno a fare qualche domanda, ovviamente venite qua, io le vado a prendere. Franco, tu ti occuperai di cucinare, come al solito, cucinare, di spiegare quello che fai, che ovviamente tu, io farò da assistente a Rita, appunto col microfono. Però siamo pieni di assistenti. Sì, no, devono essere loro sono i protagonisti. Io ho il compito di aprire la serata, di
ovviamente, di andare a prendere qualcuno dopo per farti qualche sì, domanda. A disposizione. Benissimo, allora. Allora facciamo avvicinare tutti quanti chi vuole. Ma ci avete fame? Io avete fame? Non vi vergognate, prego, allora, venite. Sì, 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 se no ce li mangiamo tutti noi. Va, invita tutti quanti. Perfetto. Noi ci organizziamo dietro. Allora ci organizziamo a frappè. A frappè.